Posso, signor? Certo. Grazie. Abbiamo guardato tutti questi numeri, ce ne sono tanti. Sei stato bravo, se lo sapevo ti votavo anch'io, così almeno. Ti avevo detto che avevo posto dei monti. Così almeno sono. No, infatti, se sei così bravo, vai pure al posto dei monti, no, se non sembra respirare tanto di più. Io volevo fare delle domande a Ferraro, che se te rispondi, non lo so. Ma non risponde neanche Ferraro, risponde solo alla fine. No, perché sono delle domande che... Risponde solo alla fine. Vabbè. Ok. Negli indicatori finanziari si legge nel 2011 una pressione tributaria di 3,3,24. In percentuale è più 28,7. Questi è tasse, la risposta. Certo. Bene. Quindi questi è tasse che i cittadini pagano di più, ecco perché sei rientrato, perché praticamente tu non hai tagliato nulla di quello che ha messo in atto la commissaria, cioè lasciato così com'era, non hai fatto sostanzialmente nulla. Questo è il mio punto di vista, posso dire, sì. Detto questo, il 28,7, quasi un 30% in più, mi sembra che insomma sia notevole, se consideriamo, no? Per quanto mi riguarda. Poi nei servizi domanda individuale, servizio numero 2, gli impianti sportivi, qua vorrei una risposta dell'assessore allo sport, Cotroniere, se è possibile. Qua c'è scritto che praticamente il tasso di copertura è del 5,83. Sostanzialmente significa che il 94%, lo mettiamo noi, giusto o no? Sì. Bene. Magari incrementare questo 5,83 non è il mio caso, no? Bisogna fare delle tasse in più. Bisogna fare delle tasse. Bisogna inventarsi qualcosa di virtuoso per non fare tasse. Esistono metodi per non fare tasse. Tant'è vero che, seppur di poco, è calato nel 2000 e... Ecco qua. Nel 2010 era 6,97, risibile anche questo. Fatto la cucina per dire un mezzo. Poco però avete fatto qualcosa. E volevo sapere anche se è possibile avere la precisazione di questa voce qua. Interessi passivi su mutui. 4.546. Che mutui ci sono su? Qua c'è la voce di 8,5/2. Noi abbiamo qua ancora 30 minuti in corso, più o meno. Sì, no, ma volevo sapere riguardo la cosa, qua. Cos'è che tagliamo con il futuro? Non lo so, però sicuramente in passato... Sì, beh, non si può sapere. Almeno 15 anni fa, adesso non dico, prezzo sul palazzetto dello scuola. Vabbè, comunque verificherò. Mi rispondo dopo? Sì. Detto questo, io non me lo ricordo mio amico. No, adesso è vero, siccome mi disimpegnerò, io non lo so. Questa è l'assessore cattivo. Com'è? No, parlavo con Montemese che diceva. Nella relazione dell'organo di revisione mi soffermo alla pagina 17, che la lettera G c'è scritto esternalizzazione dei servizi ed organismi partecipati, scusate. C'è scritto qua che risulta in perdita il consorzio dello sviluppo del basso veronese di 197.813. Giusto, signor? Sì, forse sì. Stai leggendo quello che leggo io. Sì. Voi qua avete ricevuto nel 2000, cioè l'anno scorso, i due benefici. La lettera della Corte dei Conti, sì, che invita a tenere d'occhio queste partecipate. Qua il consorzio fa 197.200.000 euro, così, a rotondo, di debito. Mi sai dire su perché ha fatto questo, sì, questo debito? Perché insomma, il comune, essendo socio, dovrebbe vigilare su queste partecipate, che sinceramente non mi sembrano
che non mi sembra che vada bene, specialmente questo consorzio. Tant'è vero che il consorzio, vedi qua, noi siamo andati anche per prendersi il bilancio del consorzio, che insomma volevamo vedere un po' di... Lo so. Com'è? Lo so. Lo so, lo sai. Quindi, lo dico così, però lo so che lo sai. Qua c'è un più 23% degli... scusa, 46% in più di ricavi. Questi ricavi dei consorzi, che sono che ammontano a 52.000 euro, derivano dal conferimento in discarica. Allora, mi vuoi spiegare come facciamo a aumentare la percentuale di raccolta differenziata se il consorzio ha una quota su quello che viene conferito alla torretta? Sì. Bene. Per stare in piedi tutti e due, non so se riesco a spiegarmi, il consorzio becca una quota, prende una quota sul conferimento alla torretta. Bene, ecco perché non possiamo avere 65 di differenziale. Poi il consorzio è quello che mette il costo a tonnellata che va alla torretta. Quindi anche se noi arrivassimo al 99% di differenziata, lui alza la tariffa del tonnellaggio. Com'è? Sì, infatti. Quindi la mia, diciamo, richiesta è molto semplice. Ci togliamo dai consorzi? Può essere. No, tu non puoi sapere cosa può essere, o sì o no, se devo, perché c'è una tecnologia di questo tipo, può essere tutto, no? No, perché sai cosa? Siccome che le sai? Allora sto dicendo, siccome la maggioranza la vede voi, va in aperta, questo lo dico sempre, che non finiamo come sempre a pagina 17 in questa bellissima relazione, guarda, vedo che si sento carte, un punto, sempre a pagina 17 c'è il CISI che è fallito. I 197.000 euro il giovane del cambio ha detto che quest'anno sono in pace, cioè sostanzialmente hanno ripianato il credito, giusto? Lo sai che l'hanno spostato e ce l'hanno messo per l'anno prossimo. Hanno anche chiesto, hanno anche vinto le riserve al fondo di riserva che non potrebbero secondo la Corte dei Conti. Quindi qua io chiedo veramente di toglierci dal consorzio, perché il consorzio non vorrei facesse la fine del CISI e poi a pagare i soci. Quindi qua abbiamo un problema, secondo il Movimento 5 Stelle, che la differenziata non cresce perché implicitamente, secondo la legge, è una cosa, c'è una legge regionale che dice questo, che dà una quota di soldi al consorzio per ogni tonnellata di rifiuto che viene conferito alla torretta in discarica. E anche questa qua sembra un po' un controsenso sostanzialmente. Tanto è vero che il 46%, cioè è passato da. Quindi io chiedo veramente di pensarci bene e togliersi da questo consorzio per evitare in futuro di fare la fine del CISI. Perché se per tre esercizi consecutivi il consorzio fa debito, sostanzialmente fallisce come ha fallito il CISI. Io mi fermo qui. Certo che però la Corte dei Conti ve l'aveva detto, ma qua c'è scritto. Chi è che controlla questo consorzio? Ma che mi non sono io a bordo di Henry Forlaner. Non sono i soci che controllano questo consorzio. Bene. Il consorzio quando ha questo debito, è vero o no che vi ha chiesto di ricapitalizzare? Bene. Voi non avete ricapitalizzato. Bene. Quindi lui che cosa ha fatto? Ha rimesso all'anno successivo i 197.000 euro di debito sostanzialmente. E gradirei gentilmente che mi rispondessi da dove viene questo 197.000 euro di debito, se possibile. Beh, dimmi così. Lo sa benissimo. Lo so, ma voi che me lo dici? Certo.
bene, dai, dimmi. Sì, sì, ho finito, dimmi. Finito intervento? Sì, sì, dimmelo da fuori. Il problema del consorzio. No, mi rispondi sulle tasse prima, 28% in più, se vuole. No, in ordine del punto di vista. Sulle tasse, sì. È semplicemente un discorso tecnico, cioè, allora, prima del 2011 esistevano i trasferimenti erariali. Dopo i trasferimenti erariali sono stati sostituiti con delle, cioè li hanno fiscalizzati, si dice fra virgolette, sì. Sono stati sostituiti dal fondo sperimentale di riequilibrio e dalla compartecipazione IVA. Solo che questo fondo sperimentale di riequilibrio e la compartecipazione IVA, lo Stato ha detto, le consideri come entrate tributarie, quindi le metti nel titolo 1 dell'entrata, le inserisci. Mentre i trasferimenti erariali venivano inseriti nel titolo secondo, no? Trasferimenti dello Stato. Ecco per cui sono schizzati le entrate. Ti faccio una domanda, scusa. Ma la commissaria ha alzato o no tutte le tariffe? Certo, sì. Ma le tariffe sono... Scusa, tipo per il palazzetto dello sport, sulle cose di Asilo Nido, su quegli altri. Quindi questo, è che c'è anche questo, no? Cioè 28,7 la domanda che aveva chiesto, sì. Ok, sì. Voi non avete abbassato il rendimento, cioè non avete fatto niente, avete lasciato, cioè avete lasciato niente. E siamo rientrati nel patto di stabilità. Sì, allora se voi dite no, però ti dico no, va bene, va bene. Sono molto che ti dico, va bene, bravo. Un falso è qua. Ma tu, allora, ti sto dicendo che tu sei rientrato nel patto di stabilità. Bravissimo, bravo, bravissimo, ok? Perfetto. Sto dicendo che avevi un avanzo che potevi? No. No, ma... no, perché l'avanzo è vincolato a investimenti. Ok, va bene. Okay. Fatto sta che si termina una cosa non bene. Va bene, io non dico le cose per oggi. Sta di fatto che il 28,7 è tantissimo, sì, per la gente. Sì, e allora? Cosa posso fare? No, sì. Qual è la scelta? No, se la tua risposta è allora. No, nel senso che non ho importanza. Io ho già. Faccio come te. Il mio obiettivo resta quello. Beh. È quello di entrare nel patto di stabilità. Guarda, tu devi entrare in 3 anni nel patto di stabilità. No, in 6 mesi, Allora, cosa vuol dire? Però dovevo suonare anche no, prima. No, se la tua scelta è quella di dire entrare più presto possibile, perfetto. Perché vogliamo amministrare questo comune. Mettiamo 30% più in tasse. No, non le abbiamo messe noi, le abbiamo trovate e le abbiamo accettate. Sì, ma non è neanche passato. Sì, ma dire quello che dicevo, la tua scelta era quella di dire. Io non faccio scelta per altri 2 anni. Non faccio scelta. Su questo non c'è voluto. Sì, è l'amministrazione. Bene. Perfetto. Rispondi alle altre. Sulle tariffe delle destre, anche il commissario, anche il proposito riguardo il sociale, di questa prima, quelle del sociale. No, perché era un discorso complessivo sulle tariffe che stai facendo. È vero che non sarebbero aumentate, però per lo dover ricordare, è giusto ricordare che i primi 6 mesi sono stati tolti dalla produttività. Per cominciare da quanto bilancio. Sì, ma non hanno comunque sono affermato che non c'è lasciato il governo, no? Cioè, tu non le hai abbassate, lasciate come la messa la cosa di attività che causava un problema veramente, perché c'è una società che aveva dovuto pagare le multe di fare certe parte, come la messa. Sì, però adesso il bilancio saranno revisionate. Va bene, speriamo che sia una promessa di continuare. No, ci aspettiamo che pronunci a Sarco, per capire. No, questa è una promessa che c'è. Per quanto riguarda il consorzio, sì. Da questo punto di vista, come il consigliere Modesti sa benissimo, ma si rifiuta sempre di assumere il ruolo. Ma rispondi alla domanda senza fare. No, perché vuol dire? No, perché non sì. No, perché non è a me, e tu rispondi poi. Sto rispondendo, chiaro. Per quanto riguarda il bilancio del consorzio, è dovuto a una serie di investimenti che il consorzio stesso ha fatto in termini industriali a Castagnaro che non sono mai rientrati. Quindi da questo punto di vista è un bilancio che ha provocato problemi bancari o meno, su cui possiamo anche discutere da questo punto di vista. Oggi come oggi, lo scioglimento del consorzio vuol dire che comunque
comunque avere un bilancio complessivo di cui si devono far carico tutti i comuni del consorzio. Non è vero, perché per la presa in carico del terreno non possiamo regalarlo via. Allora, il terreno si da segnalo? Sto parlando io. Ah, okay. Grazie. Adesso lo fa. Quindi da questo punto di vista il terreno di Castagnaro lì è stata un'operazione assolutamente sbagliata. Ah, ecco. Beh, certo. Perfetto. Assolutamente sbagliata. E chi deve controllare se è giusto o no questa cosa? Posso parlare? Bocca, mi hai detto, no, non interrompo, ti faccio lo solito metodo, non preoccuparti, da questo punto. Dopo te fai anche la vittima, vedi te, sì, ah, mi cuore, no, eh. Non sono cuore, niente, sì, sono bravo del testo, ah, sono simile, sì, bravo, certo, da questo punto di vista, quindi è stata una scelta assolutamente sbagliata, che bisognerà in qualche maniera risolvere. Oggi il consorzio è sostanzialmente un ente in semi liquidazione, perché ha ridotto tutti i... Detto sito, un attimo. Detto sito. No. Allora parla, beh. Sostanzialmente di liquidazione, perché ha ridotto tutta l'attività, ha ridotto l'attività anche dei suoi dipendenti da questo punto di vista, e sta tentando altre vie, ne parleremo anche dopo da questo punto di vista. Il problema che non viene poi affrontato lo scioglimento è banale, perché è l'unica autorità di bacino per la raccolta dei rifiuti. La chiusura del consorzio oggi per... del consorzio per lo sviluppo è l'autorità di bacino per la raccolta dei rifiuti, perché altrimenti non si capirebbe perché ha i fondi del conferimento. Ma ora capito, sarà il discorso del consorzio. Del consorzio. Sai che hai fatto questo sono che ti dovresti sapere? No, nessun mio sbaglio. Che sono di sviluppo che è un'autorità di bacino per la raccolta di rifiuti. No, volevo capire se parlava di bacino. No, sto parlando sempre del consorzio. Di... è autorità di bacino, te l'ho detto. Ma hai detto che no, cosa devi dire? Ma è richiesta, basta. Allora, è autorità di bacino. Vai a dire che si sta a te. No, ma perché mi fai domande che non hanno senso? No, io ho chiesto e basta. Prendo atto che lo trovi. Grazie, benissimo. Allora, è autorità di bacino per la raccolta dei rifiuti, perché tutti i rifiuti che vengono conferiti all'autorità hanno una piccola percentuale che va al consorzio da questo punto di vista. Punto. Oggi tirare via questo vuol dire perdere in questo momento, dal punto di vista della nuova legge che riguarda la raccolta dei rifiuti, l'autorità di bacino non va sicuramente. Ci sono tentativi che si incrociano, l'abbiamo già discusso l'altra volta, che si incrociano con ESA, con Campo, altre questioni, per cui oggi bisognerebbe trasferire l'autorità di bacino ad altre situazioni. La situazione è difficile, se volete il mio parere, il consorzio sta esaurendo la sua funzione e quindi da questo punto di vista bisogna ragionarci su, sono perfettamente d'accordo. Io sono abbastanza convinto che la scelta non è unilaterale, la scelta deve essere dei comuni che fanno parte del consorzio, devono essere una scelta collettiva da parte di tutti. Punto di vista, bisognerà capire cosa fare nel terreno di Castagnaro, bisognerà capire cosa fare dei beni che ci sono comunque a gara, perché ci sono anche dei beni immobiliari che fanno parte del consorzio di sviluppo che vanno gestiti, e quindi da questo punto di vista bisognerà capire cosa fare tutti assieme. Io credo che l'argomento sia proprio del giorno, questa è la mia impressione. E dobbiamo anche dare atto, se volete, al presidente attuale, al direttore attuale, che stanno tentando con quali risultati, ma tutta una serie di interventi per riuscire a trovare almeno un minimo di credibilità per quello che stanno facendo. Quindi c'è questo intervento sulle case dell'acqua, hanno tentato col patto dei sindaci di riuscire a fare interventi per quanto riguarda il fotovoltaico, che mi sembra poi non sia abbastanza bloccato, stanno predisponendo anche una serie di consulenze da questo punto di vista per riuscire a intervenire sul settore del turismo. Questo è quello che so io, adesso si butta tutti sulle pappe, quindi va bene. Comunque stanno tentando di fare una serie di cose. Io sono convinto che il ragionamento va fatto. C'è anche da dire che il comune di Nogara non ha investito una lira in questo consorzio negli ultimi anni, quindi da questo punto di vista, anche in termini assolutamente patrimoniali, lo bilancio che ha è assolutamente coperto anche dei beni immobiliari, quindi non abbiamo problemi di criticità particolari, insomma.
si è dimenticato del centro servizio di distretto del mobile, signor, perché i 197.000 euro non derivano solo dalla utilizzazione di Castagnaro. In parte anche dal centro servizi. Sì. Guarda che io non dico di chiuderlo, io sto solo chiedendo, anzi dicendo, che il comune di Novara si deve togliere dai consorzi per evitare la stessa fine dei CISI. Tutto qua. Noi ci togliamo e poi insomma, sugli altri, non so, togliendoci adesso abbiamo anche una parte di patrimonio che ci resta, quindi portiamo a casa anche qualche soldo, visto che ci servono. Portiamo a casa, assolutamente. Vabbè, ok, secondo te non è il caso di.